Allora, come abbiamo visto, Artemide è una figura di dea fortissima che racchiude in sé proprio questi contrari. Può dare la morte, può dare la vita, può dare la salute, può dare la malattia. Può interrompere la vita con la caccia, perché lei è effettivamente una dea cacciatrice, nello stesso tempo preserva e protegge la selva, oppure anche le partorienti. Quindi questi sono aspetti molto forti di questa dea. Che comunque la possiamo vi vedere ovviamente come un archetipo del femminile, ma la possiamo anche vedere appunto un po' come la patrona di tutti questi aspetti del femminile che hanno a che fare con la creatività, con l'essere magari dedicati per un periodo della propria vita al proprio lavoro piuttosto che a livello dei sentimenti. Quindi dedicare il proprio lavoro ad Artemide è un modo proprio per rafforzarci, ecco, potenziarci nel suo archetipo. Quindi perché tutte le donne partorienti temevano e allo stesso tempo amavano Artemide, le affidavano addirittura ai figli? Perché era lei, la misteriosa dea lunare, a prendere sotto la sua protezione tutte le donne in attesa di un figlio, ne misurava in tempo della gestazione e le assisteva nel parto, sacra dunque, distaccata come la luna da ogni passione, intatta e inviolabile. Tra l'altro i romani, anche molto più dei greci, avevano molte idee del parto, eh? Ne avevano un bel po', penso un più di 4 o 5, che ad ogni fase della gravidanza, dai primi mesi fino a quando la mamma partoriva il bambino e poi gli insegnava ad esempio a camminare o a parlare, proteggevano proprio la donna e il bambino, ne avevano diverse idee del parto. Io le ho trattate sulla community, ad esempio candelifera, piuttosto che altre, ecco, adesso mi sfuggono un po' i nomi, però. Per quanto riguarda i romani, avevano diverse idee del parto, oltre che diverse idee dell'agricoltura. Quando il gigante Orione, cacciatore come lei, dopo averla offesa abbracciando una ninfa del suo seguito, osò provocarla, sfidandola nel lancio del disco, essa respinse con sdegno e sfiducia e fece morire il temerario col morso velenoso di uno scorpione. Allora, questo poi è un mito, ce n'è anche un altro simile a questo, dove però è Zeus che seduce una ninfa e questo scatena le ire gelose di Artemide, che appunto in realtà lascerebbe intendere proprio la natura sessuale lesbica di questa dea, che comunque è una natura che per quanto riguarda la sessualità omosessuale è presente anche nel suo fratello Apollo, che sono una e corrispettiva dell'altra. Comunque, quasi sicuramente, cioè quasi certamente, ecco, la si può vedere, ecco, per le donne che appunto magari fossero lesbiche e volessero proprio un'icona, ecco, una dea a cui rivolgersi, si può vedere sicuramente Artemide. Perché anche a dire la verità, anche Durga ha un aspetto molto di lesbismo, come poi analizzavo nel mio PDF, però appunto la analizzerò più là quando vado a rinoleggiare il libro sull'induismo, magari cioè vi leggo proprio in diretta il mito, poi lo commentiamo. Comunque, in realtà, Artemide non è l'unica dea di tipo sessuale lesbico, perché abbiamo anche Durga, per dire. Però, soprattutto in Artemide, ecco, questo lato è molto forte, è molto calcato, perché lei proprio era immaginata che come se vivesse all'interno di una comune tutta al femminile, cioè c'era lei con le sue ninfe. E lei era molto gelosa delle sue ninfe, non voleva affatto che le sue ninfe poi andassero coi fauni, cioè con gli altri dei. Quindi in realtà questo aspetto di gelosia molto forte del femminile si va a spiegare proprio in un discorso di lesbismo. Perché ovviamente le donne lesbiche, alcune, ecco, sono molto gelose della compagna, cioè dà ad esempio fastidio vedere che questa donna magari poi va ad abbracciarsi con un'altra donna, cioè è una cosa che dà molto fastidio. Quindi anche questo è importante da tenere in testa. È importante da tenere in testa, come dico, non tanto perché poi magari uno debba credere che questa dea esista o meno, ma perché in realtà questi archetipi, cioè il credere che, o comunque il dire, guarda un po', l'omosessualità viene divinizzata in questo quel dio, è importante in questi anni perché viviamo in un tempo appunto di omofobia cattolica. Anzi, proprio ieri stavo guardando un'altra feccia di sito. Fortemente omofobo, fortemente misogino, a cui tra l'altro pure ho anche scritto, tra virgolette, gli ho mandato appunto un commento ironico, satirico, perché io certe cose quando le vedo le devo commentare per forza, proprio perché in realtà viviamo in questo clima di omofobia, in questo clima che ancora si dice che l'essere gay è essere contro natura, l'essere gay è sbagliato, i gay non devono amare, l'amore gay è un falso amore, tutte queste bestemmie e blasfemie.
a cui in realtà è possibile rispondere, ecco, soprattutto per le persone che poi magari ci stanno male di questa discriminazione, perché tanti, tanti se ne fregano allegramente che la Chiesa Cattolica continua con le sue vaccate da 2000 anni per quanto riguarda la sessualità di tutti, se ne fregano allegramente. Però purtroppo, come dicevo poi in una videolettura dedicata agli omosessuali cristiani, ci sono delle persone che soffrono di questa violenza psicologica cattolica cristiana contro di loro, ci stanno male e spesso magari arrivano anche al suicidio. In realtà è importante far capire a queste persone che esistono delle alternative spirituali, cioè non devono per forza stare appresso al Dio unico, perché il Dio unico non è l'unico esemplare di Dio che noi abbiamo, possiamo cercarci altri dei. Ad esempio, come dicevo, un discorso, ad esempio, di induismo per quanto riguarda l'omosessualità è presente anche in Shiva, eh? Ad esempio Shiva che seduce Vishnu, per dire. O anche Durga, ad esempio, Durga che predilige la compagnia femminile e disdegna quella maschile. O anche Artemide. Ecco, questi discorsi sono molto presenti nella mitologia. O anche Apollo, ecco, Apollo che poi è il caso più celebre. Quindi questi archetipi possono essere proposti proprio alle persone in maniera tale che poi loro trovano la loro realizzazione, ecco, il loro simbolismo, potremmo dire il loro orgoglio, ecco, il loro pride, lo trovino in queste figure di archetipi e si sentano divinizzati in queste figure di archetipi. Poi, adesso c'è un altro mito famoso che però magari lo leggo in un video a parte, ecco, perché è un po' lunghino. Perché ovviamente il mito nasconde sempre un significato di archetipo e di simbolismo, i miti non vanno mai presi così alla lettera, cioè non è che siamo come i cattolici che li prendono alla lettera, vanno ovviamente sempre decodificati, soprattutto con la nostra sensibilità attuale. Quindi l'altro discorso dell'altro mito lo affronto nel prossimo video.